Anche. Ok, allora, nell'ultima settimana avete visto con il professore il meccanismo della ricorsione. E quindi si parla di un metodo che si definisce in termini di se stesso e che è utile per risolvere dei problemi che possono essere decomposti in parti più piccole. Ok? Quindi un problema, diciamo, allora voglio mostrarvi questa slidina qui. Quindi appunto parliamo di metodi di ricorsione che si definiscono in termini di loro stessi e che permettono di affrontare dei problemi che si decompongono in parti più piccole. L'idea è che ciascuna di queste parti più piccole possa essere risolta e attaccata con la stessa procedura con cui attaccheremmo il problema intero. Ok? Quindi questa è l'idea. Per quanto logicamente sia una cosa molto utile e diciamo, applicativamente poi si scrive in poche righe, però ha bisogno di un po' di ginnastica mentale e quindi abbiamo pensato che per continuare a fare questa ginnastica e questo allenamento convenga magari vedere insieme uno degli esercizi e in particolare andremo a rivedere quello che vi era stato chiesto nello scorso laboratorio. Quindi magari lo facciamo insieme, pezzo per pezzo, cerchiamo di ripercorrerlo e vediamo tutte quante le varie parti. Allora, che cosa vi era stato chiesto nello scorso laboratorio? L'idea era quella di avere una parola e di cercare tutti quanti gli anagrammi di questa parola, quindi di ricomporre una nuova parola con tutte quante le lettere della parola iniziale. Ok? Quindi l'idea qual è qui? Dobbiamo entrare nel concetto della ricorsione. La ricorsione ha sempre bisogno di tre elementi. Avremo bisogno di una condizione di partenza che sarà la nostra anche soluzione parziale e di una soluzione finale che nel nostro caso corrisponderà a una parola con lo stesso numero di caratteri della parola originale. Ok? E il terzo elemento della ricorsione è il livello, ovvero un indice che si muove, che ci permette di passare dalla soluzione parziale alla soluzione globale. Allora, è sempre bene guardare al problema un po' graficamente, è utile perché ci permette di capire meglio come procedere. Ok? Allora, noi abbiamo una parola, in questo caso stiamo dando l'esempio della parola intera, e avremo diciamo una parola iniziale o parziale che poi si popolerà carattere per carattere. Quindi noi stiamo cercando di scrivere una parola, è logico pensare che la parola da cui partiamo sia una stringa vuota e poi andremo ad aggiungere carattere per costruire l'anagramma della parola intera. Che cos'è il livello in questo caso? Sarà semplicemente diciamo, il muoversi da un carattere all'altro all'interno della parola. In questo caso abbiamo una parola con tre caratteri e quindi il nostro livello, a livello 0 sarà il primo alla prima posizione, livello 1 la seconda, livello 2 la terza e così via fino a n nel caso in cui siano n gli elementi della parola. Abbiamo poi bisogno di un secondo indice che scorrerà sulle lettere della parola originale e che ci permetterà di capire che cosa mettere in ciascuna delle posizioni. Ok? In questo caso è molto semplice, l'idea è di avere appunto un altro indice che si andrà a domandare cosa mettere in questa prima posizione, per esempio, quindi la E, la A o la T. Che cosa mette nella seconda, nella terza e così via. È naturale che ci servirà un criterio per scegliere cosa mettere in ciascuna posizione e per capire se il modo in cui stiamo popolando ciascuna di queste posizioni è un modo valido oppure no. Allora, ovviamente nella prima posizione abbiamo tutte le possibilità, quindi tutte le lettere, della nostra parola originale. Pensiamo per esempio di mettere una E. Okay, quindi diciamo la prima lettera.
A questo punto abbiamo una soluzione parziale, quindi avremo popolato la nostra parola originariamente vuota con un primo carattere e passeremo il problema al secondo livello, quindi in pratica al livello più 1, andando a chiederci che cosa mettere nella seconda posizione. Ora, ci sarà ovviamente un criterio da rispettare, un criterio che dipenderà da quali lettere avevo originariamente. Ora, se io ho già popolato la mia posizione con una E, mi posso andare a domandare se in questa seconda posizione posso ancora aggiungere una E oppure no. E la risposta è chiaramente no, perché l'ho già utilizzata. Non ci sono due E nella parola originale, ne ho soltanto una, quindi non la posso riutilizzare. Ok? Quindi in questa seconda posizione le uniche alternative che ho sono o la A o la T. E quindi si tratterà di scegliere tra una di queste due, quindi avrò comunque un indice che scorre, mi dirà, diciamo, mi domanderò, posso usare la E? La risposta sarà no, e allora dovrò scorrere nell'indice e andare a vedere quali sono le altre due possibilità valide, la A o la T. Proverò per esempio a introdurre la A, ok? E a questo punto avrò di nuovo un problema, cioè una soluzione parziale, e potrò passare all'ultimo livello. Quest'ultimo livello, di nuovo, scorrerò sull'indice, mi domanderò se potrò usare la E o la A, e la risposta sarà no perché le ho già usate, e quindi l'unica possibilità sarà la T. A questo punto avremo composto una prima soluzione con tanti caratteri quanti la parola originale, e quindi diciamo che abbiamo completato una soluzione parziale con tanti caratteri quanto quella intera, e abbiamo, diciamo, terminato questo primo ciclo, diciamo, questo primo giro sui livelli. Però poi dobbiamo ritornare dall'inizio, perché ovviamente invece della E avremmo potuto usare la A o la T, ed è per questo che serve il backtrack. Sappiamo che la nostra scelta non è una scelta definitiva originariamente, è una prova. Abbiamo provato la E e a questo punto poi nel secondo round proveremo la A e ci domanderemo se poi al secondo livello posso usare la E o la T e così via. Quindi la logica del problema è questa, ok? Questa descrizione che vi ho fatto più o meno risponde a tutte le domande che vi venivano chieste originariamente. Quindi il livello è, vuol dire muoversi in pratica tra un carattere e l'altro, e poi abbiamo quest'altro indice che sceglie le lettere. Ok, allora vogliamo cercare di mettere in pratica questa logica all'interno del programma. Lo faremo proprio tutto dall'inizio alla fine, così facciamo proprio l'esercizio completo, pulito, e cerchiamo di vedere tutti quanti i passi. L'ultima cosa che vi volevo dire è che naturalmente noi speriamo che questa ricorsione ci permetta di passare attraverso tutte le possibilità e quindi effettivamente tutti i possibili anagrammi. Ogni volta che terminiamo una parola parziale, che quindi abbiamo tanti caratteri quanto la parola intera, l'idea sarà di salvarle all'interno di una struttura di dati, in particolare sceglieremo il set, e quindi li raccoglieremo tutti quanti insieme. E passeremo alla seconda poi parte dell'esercizio, che chiedeva, una volta che abbiamo tutti quanti gli anagrammi, se effettivamente ciascuna di queste parole che abbiamo composto è una parola che ha un significato e che quindi possiamo trovare dentro un dizionario oppure no. Ok, allora, questo è il nostro Eclipse, e questi sono i file che vi erano stati forniti per l'esercizietto. Ok, quindi è esattamente come l'avete visti all'ingresso del laboratorio, quindi al primo passaggio. Allora, una cosa molto utile, diciamo, che educa alla programmazione, è dire: ok, mi hanno passato questi file, io vorrei ovviamente aprire questo, ok, mi hanno passato questi file, la domanda è: che cosa ci faccio? Ma innanzitutto funziona? Che cosa sto facendo? Che cos'è quello che mi hanno dato? Allora, io per non saperne leggere né scrivere, intanto lo faccio girare. Cosa mi appare? Niente, la finestrella vuota del mio Scene Builder, perché effettivamente non ho fatto assolutamente nulla. Ok? Quindi questo è diciamo quello che mi viene fornito originariamente. Bene, allora lo voglio andare a popolare, e quindi andiamo a vedere tutto quanto quello che ci va messo dentro secondo quello che mi veniva chiesto dall'esercizio. Allora, cosa chiedeva l'esercizio? Diceva che volevo un'interfaccia di questo genere. Ok? Allora cerchiamo di farlo rapidamente, così abbiamo tutto e siamo a posto. Allora,
questo è il mio anagramma FXML, lo apriamo, Open with Scene Builder, cominciamo a metterci dentro tutte quante le cose che ci servono e vediamo dove andiamo a parare. Se si apre lo Scene Builder, eccoci qua. Ok, allora, innanzitutto ci mettiamo una bella label. Ok, se la mettiamo nel top, la chiamiamo lab 5 di anagrammi, ok, eccoci qua, e dopodiché ci mettiamo un bel H box, mettiamo un bel H box, in questo caso nel centro, ok? Allora, HBox che sarà popolato originariamente, che cosa avevamo qui? Volevamo una struttura orizzontale, quindi ci mettiamo il nostro, ci mettiamo un bel VBox originariamente, quindi questo VBox lo mettiamo nell'HBox e andato nell'HBox, beh, è esattamente il contrario, quindi questo lo voglio dentro al VBox. Ups. Allora, facciamo così, la ricominciamo da capo, che non si sa mai, quindi mettiamo prima il VBox dentro il centro e poi ci mettiamo il nostro HBox. Ok, perfetto. Dentro l'HBox ci mettiamo la nostra text field. Ci mettiamo il nostro button. Ok? Molto molto semplice, quindi andiamo qui, ci mettiamo tutti quanti un po' di margine dappertutto. Andiamo un po'. Ok, facciamo lo stesso per il button. E questo lo facciamo un po' più grande, così ci abbiamo abbastanza spazio. Ok, dopodiché sotto vogliamo un'altra label che ci dica, quindi sarà nel VBox, un'altra label che ci dirà anagrammi corretti e una text area che metteremo sempre nel VBox. Ok, dove è andata a finire? No, la voglio, ok, la voglio sotto. E poi, beh, adesso poi aggiustiamo tutti quanti gli spazi, comunque poi ci serve un'altra label che mettiamo sempre nel VBox, che apparirà in fondo, e un'altra text area. Ok, ok. Perfetto, allora qui aggiustiamo tutti quanti i vari padding, margini, eccetera. Un po' di spazio. Stesso facciamo per questo. E questo anche, quindi non so, mettiamo un po' qua e qua. Questa poi la chiameremo, ok, allora questa qui sarà anagrammi errati, ok, quindi questo era quello che chiedeva diciamo l'esercizio, quindi gli assomiglia. Ci manca un bottone, questo button che vogliamo mettere in fondo, quindi per esempio lo possiamo mettere qua giù, che chiameremo reset, e va bene, quindi mettiamo anche un po' di margine dal basso e ci siamo. Ok, quindi questo qui sarà il nostro calcola anagrammi,
questo qui sarà il nostro reset. Ok, questa è la nostra area in cui l'utente potrà inserire la parola, e quindi cominciamo a chiamarla txt parola. Ok, questo qui sarà il nostro bottone che calcolerà gli anagrammi, quindi per esempio faremo do calcola. Ok, questo qui è il nostro bottone che farà il reset, quindi do reset. Le altre cose che ci servono sono questa, che sarà la nostra area in cui faremo vedere gli anagrammi corretti, e quindi li chiamiamo txt corretti, anzi txt correct. Okay. E questa invece è l'area che chiameremo txt wrong, quindi per esempio i testi sbagliati. Vogliamo che l'utente scriva in questi? No, quindi per quanto riguarda questi cercheremo di disabilitare l'editabilità, quindi questo sarà tolto e questo sarà tolto. Ok, allora abbiamo detto che questo lo abbiamo nominato. Sì, questi li abbiamo nominati tutti, txt correct, txt wrong, questo qui abbiamo dato il do reset, questo è il do calcola, dovremmo essere più o meno a posto. Ok, allora, file, salviamo, ok, e a questo punto dovremmo vederlo anche di qua. Proviamo a vedere se è... Allora, innanzitutto facciamo il nostro esercizio di aprirlo e richiuderlo. Sembra che l'abbia popolato, quindi sembra che abbiamo fatto qualcosa di buono. Procediamo e vediamo che cosa si apre. Perfetto, non funziona. Ottimo. Siamo... Ok, beh, ovviamente perché abbiamo definito, diciamo, doCalcola, quindi abbiamo introdotto una funzione, non l'abbiamo scritta da nessuna parte. Normale, quindi questo è, diciamo, routine naturale. Perché cosa abbiamo fatto? Allora, noi dobbiamo tornare qua, dobbiamo vedere view, dobbiamo vedere lo skeleton, comments, full, copiarlo, ovviamente, e andare a inserirlo dentro il nostro controller. Ok? Eccoci qua, quindi questo c'era già, togliamo, salviamo e adesso facciamo sempre l'esercizio, che è sempre bene rifarlo. Ok, questo era perché l'avevo lasciato sopra, quindi non l'avevo cancellato, questo lo dobbiamo togliere e qui siamo a posto, dovremmo essere a posto. Andiamo a vedere se questo caso non si lamenta. Ok, non mi si vede tutto, perché? Cioè, allora in teoria potrei fare così e vederlo, ma non mi si vede tutto perché c'è qualcosa che mi sono dimenticata di fare, e cioè che originariamente veniva settata una dimensione, ma siccome l'ho tutta ridefinita nel mio caso, la togliamo, vediamo che cosa succede. Ok, si vede per intero, quindi sembra che la parte, diciamo, visiva, abbiamo risolto il problema, quindi stiamo vedendo tutto quello che ci serve. Bene, a questo punto dobbiamo cominciare a popolare le varie parti del codice. Cominciamo, qui chiudiamo ovviamente la parte visiva, che tanto comunque al momento non fa nulla. Andiamo a vedere dentro il nostro controllore che cosa ci serve. Allora, la cosa più semplice è il do reset, perché vogliamo semplicemente cancellare e liberare tutti quanti gli spazi, quindi avremo il nostro txt parola
punto clear, ok, avremo il nostro txt correct punto clear, avremo il nostro txt wrong punto clear, ok? Ok, perfetto. Allora qui non mi sembra che dobbiamo aggiungere altro. Io sono sempre malfidata, quindi io rilanno per vedere se sto facendo la cosa giusta. Ok, ci scrivo una qualsiasi cosa, reset, funziona, quindi siamo abbastanza soddisfatti. Perfetto. Allora adesso abbiamo bisogno di fare passare la cosa un po' più complicata, e cioè il do calcola. Allora, beh, sicuramente, siccome noi possiamo premere il pulsante do calcola più di una volta, ci conviene sempre preoccuparci che la parte di text area correct e wrong siano ogni volta puliti quando inseriamo una nuova parola. Quindi intanto questa parte qui ce la ricopiamo. Dopodiché dobbiamo andare a prenderci la parola che l'utente mette nell'area di testo, ok? Quindi txt parola punto get text, ok? E questa qui la mettiamo dentro una stringa che chiamiamo parola, per esempio, ok? Ok, questa sarà la nostra stringa. Che ci facciamo con questa? Allora, questa qui sarà la parola, la nostra soluzione finale, quindi la nostra soluzione, diciamo, intera, che è quella che dovrà essere anagrammata. Quindi abbiamo bisogno del processo ricorsivo che esegue gli anagrammi. Il processo ricorsivo dove andrà? Andrà dentro il modello, ok? Quindi siamo nel pattern MVC. Tutti i metodi, diciamo, core del programma andranno all'interno del modello. Quindi che cosa ci aspettiamo di fare? Ci aspettiamo di dare questa parola in pasto a un metodo all'interno del modello che ricorsivamente ci darà in output il set di anagrammi. Quindi proprio ad alto livello cominciamo già a scrivercelo proprio banalmente. Cioè, che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo una cosa del tipo this.model, una funzione che farà il calcolo dei modelli, e quindi lo chiameremo calcola anagramma, a cui passeremo la parola, ok? Che cosa ci aspettiamo che ci restituisca? Beh, ci aspettiamo che ci restituisca un set di parole, ok? E quindi faremo qualcosa tipo set, che sarà di tipo stringa, quindi un set di stringhe, chiameremo soluzioni uguale this.model calcola anagramma parola. Allora è tutto campato per aria, cioè nel senso che non abbiamo un model, ancora non abbiamo niente, però stiamo idealmente cercando di definire la soluzione del problema, ok? Va bene, e quindi a questo punto cerchiamo di definirlo il nostro modello. Un modello che chiamiamo in qualche modo. Allora, sappiamo che il modello dovrà essere effettivamente definito all'interno del main, però nel frattempo qui cominciamo a portarci il riferimento, ok? Un riferimento del modello che chiamerò anagrammi model, che sarà quello che poi verrà usato, quindi questo model qui dentro. Ok? Allora, per definire il modello abbiamo bisogno di costruirci il nuovo package, perché qui siamo all'interno del controller. Allora, ovviamente questo si lamenta perché, per vari motivi, ma anche perché questo c'è un set, vabbè, adesso lo vediamo dopo, giustamente perché non sa che cos'è set. Io vorrei vedere se si lamenta in maniera sensata. No, però tanto comunque lo stiamo costruendo, diciamo, il livello logico, quindi per il momento va bene così. Allora, noi stiamo richiamando questo modello dovrà essere da qualche parte. Dove? Beh, ci costruiamo il nostro package apposito.
Quindi qui faremo new package e che chiameremo it.polito.tdp.anagrammi.model. Ok, finish. Quindi abbiamo il nostro package vuoto e poi gli chiediamo di costruire una classe. Quindi new class e lo chiamiamo appunto come abbiamo detto, cioè anagrammi model. Ok, finish. Perfetto. Quindi ci siamo costruiti il nostro package che conterrà il modello e che avrà la classe anagrammi model e che qui io sto richiamando all'interno del mio controller, qua, anagrammi model, model, e gli sto dicendo che poi sarà lui che eseguirà la ricorsione e che mi darà in output questo set di stringhe che chiamo soluzioni. Bene, allora, a questo punto abbiamo bisogno di definire il new da qualche parte di questo modello e sappiamo che il new di questo modello andrà all'interno del main. Quindi avremo all'interno del main, ti assicuro di fare la cosa giusta, yes, anagrammi model uguale a new model, anagrammi model. Ok? Ovviamente non basta perché questo model dovrà essere settato in qualche modo e quindi noi lo dovremmo far settare, ma innanzitutto abbiamo bisogno anche di fare in modo che il modello diciamo parli con il controller e quindi avremo bisogno di un richiamare anagrammi controller, il nostro controller che sarà uguale a il loader.get controller del basta, ok, ci siamo. Quindi in questo modo abbiamo chiesto al loader di prenderci il controller, abbiamo chiamato controller e sarà appunto del tipo anagrammi controller, ok? E dopodiché questo modello ovviamente lo dobbiamo settare, quindi controller.setModel del nostro model. Ok, queste sono le famose tre righe magiche che dobbiamo sempre mettere. Questo anagrammi è anagrammi model, non anagrammi e basta, giusto? Sì. Ok. Va bene. Allora, ovviamente lui si lamenta perché non sa dove andarlo a prendere, quindi glielo facciamo importare. Ok. Si lamenta anche del set model perché ovviamente non c'è e quindi lo dobbiamo settare. Allora, come lo settiamo? Qui dentro gli diciamo source, abbiamo bisogno del set e quindi getters and setters. In realtà ci serve soltanto il set, quindi questo lo togliamo e quindi facciamo generate. Ok? Adesso questo non ci piace qui, cerchiamo di metterlo in fondo, mettiamo sempre qua giù, ok? E che cosa si lamenta? Vediamo perché si lamenta, perché giustamente non ha richiamato questo e quindi dobbiamo sicuramente richiamarlo e così smette di lamentarsi, ok? Quindi abbiamo settato il modello, più o meno siamo messi bene. C'è un'unica lamentela qui che è dovuta al fatto che non sa che cos'è string e non sa che cos'è calcolo anagramma, ok, che sarà la funzione che dovrò inserire all'interno del modello e che effettivamente eseguirà la ricorsione. Ok, allora, ma tanto stiamo risolvendo un pezzo per volta, quindi adesso a scatole cinesi risolveremo tutti quanti i vari problemi. Allora, innanzitutto qui abbiamo più o meno terminato, cioè nel senso che abbiamo richiamato il nostro modello, abbiamo detto che sarà il modello a gestire il calcolo dell'anagramma e che ci restituirà le soluzioni e che in particolare sarà un set di stringhe.
Nel main abbiamo richiamato il model, l'abbiamo settato e quindi diciamo che ad alto livello qui abbiamo tutto. Ci serve a questo punto di andare a popolare questo e a definire la ricorsione e la funzione di calcolo anagramma. Verifico che sia tutto giusto. Ok. Sì. E volevo aggiungere una cosa, e cioè vabbè, andiamo a vedere direttamente la ricorsione, così siamo nel cuore del problema, e poi passiamo al fatto che queste soluzioni da qualche parte dovranno essere stampate. Allora, andiamo dentro al model. Ok. E abbiamo questa classe che abbiamo definito, che appunto è il nostro modello. Qui dentro eseguiremo la ricorsione. Allora, che cosa ci serve per la ricorsione? Allora, che abbiamo detto chiamarsi, ci serve la funzione calcolo anagramma. Ok? Quindi diciamo che la vogliamo di questo tipo, quindi tanto per non saperne leggere e scrivere, io me la copio di qua, così che vedrò più o meno qual è la struttura che voglio. Allora, voglio appunto che si prenda una stringa e che mi dia in output un set di stringhe. Quindi costruiamo innanzitutto, poi questa riga la cancelleremo, anzi la mettiamo direttamente commentata, così tanto per sapere. Costruiamo innanzitutto una interfaccia pubblica per il nostro metodo di ricorsione, e quindi sarà public set string, perché lo vogliamo appunto un set di stringhe in output e soluzioni che eseguirà appunto calcolo anagramma, si prenderà parola. Ok? Quindi questa sarà una funzione fatta così. E non ha idea di che cosa sia questa parola, possiamo chiamarla, visto, string intera, sarà la nostra parola intera. Ok, quindi public set string calcolo anagramma string intera. Ok, allora questa sarà, diciamo, la nostra interfaccia pubblica alla ricorsione, dove metteremo anche l'inizializzazione. Ok, sì, allora l'inizializzazione sarà la definizione della stringa parziale, e quindi string parziale uguale, semplicemente una stringa vuota, sarà il nostro punto di partenza, e definiamo, a questo punto chiamiamo la funzione che invece farà esattamente la ricorsione, che sarà privata, e quindi per esempio la chiamiamo calcola. Che cosa prenderà questo calcolo? Prenderà la stringa parziale, non c'è bisogno che la ridefinisco, quindi parziale, prenderà l'intero, quindi l'intera, e prenderà il livello, ok? Che all'inizio sarà il livello 0, ok? Quindi la definiamo così. Dunque, stiamo popolando il codice di errori, ma non vi preoccupate che poi progressivamente torneremo indietro per risolverli. Allora, che cosa ci serve qui? Dunque, noi stiamo definendo un set, ok? Ma questo set, che sarà l'output, diciamo, della nostra funzione, da qualche parte lo dobbiamo introdurre. E quindi avremo set di stringhe, lo definiamo qui dentro, li chiamiamo anagrammi, sarà uguale a un new hash set string. Ok? Così. Ok. Vediamo di capire se questo sì. Per esempio, ecco qua, immediatamente si lamenta, questo qui non l'abbiamo introdotto, non sappiamo cosa sia, lo introduciamo, quindi import java util hash set, quindi intanto uno dei problemi ce li eliminiamo. Allora, domanda, perché stiamo scegliendo di utilizzare un set invece che una lista? Beh, ha un vantaggio.
quando facciamo add in un set, lui non si salverà la parola nel caso in cui ce l'abbia già all'interno del set. Questo è vantaggioso perché ci evita di mettere l'ulteriore controllo di dire se questo anagramma che stiamo costruendo è un anagramma che abbiamo già visto oppure no. E quindi invece di usare una lista usiamo, preferibile utilizzare il set. Ok? E quindi qui noi adesso lo stiamo definendo, è un hash set in particolare, e dobbiamo ovviamente ritornare qualcosa. Allora, vogliamo che calcolo anagramma ci restituisca questo set, però è preferibile che la ricorsione sia una funzione void. Ok? Quindi che cosa ci conviene fare? Ci conviene passare alla ricorsione non soltanto i tre elementi standard, quindi la soluzione parziale, la soluzione intera e il livello, che in questo caso appunto è l'inizializzazione a livello 0, ma gli passiamo anche anagrammi. In questo modo, in pratica, chiederemo alla funzione ricorsiva di popolarci direttamente questo set e il set si popolerà in automatico senza bisogno di restituire qualcosa, ok? Quindi verrà direttamente aggiornato. Ovviamente, quindi quello che vogliamo alla fine sarà return di anagrammi. Return di anagrammi. Ok? Allora, non sono convinta che questa sia la cosa giusta. Secondo me questo qui in realtà serve, allora facciamo così, tanto questo è abbastanza più generale. Questo in realtà credo di averlo aggiunto io automaticamente, ma non è una cosa che serve, infatti questo non servirà perché d'altronde non c'è nessun controller set. Ok, va bene, qui si lamenta perché me l'abbiamo importato, quindi già util set. Perché si lamenta? Vabbè, gli piace asset, lasciamo gli asset. Questo non gli piace, va bene così. Dunque, non capisco perché qui continua a lamentarsi. Questo qui è set string anagrammi uguale a new hash set string. Sembra che ci debba essere ragione per lamentarsi. Dunque, avrà le sue buone ragioni. Import set, questo l'avevamo fatto, infatti, ok, quindi questo elimina parte dei problemi. Ovviamente l'unica ragione per cui si lamenta qui, a questo punto è rimasta la funzione calcola che ancora non abbiamo definito, quindi stiamo richiamando qualcosa che ancora non è definito e giustamente lui si lamenta. Ok, la dobbiamo definire e sarà effettivamente la nostra ricorsione. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo private, void, vogliamo appunto, abbiamo detto che vogliamo che sia void e la soluzione sarà direttamente passata all'interno di anagrammi, quindi private void calcola, e qui che cosa gli passiamo? Quello che gli abbiamo chiesto qui, e cioè la string parziale, la string intera e il livello, quindi sarà un intero, e il set di stringhe, che sarà quello che noi gli vogliamo dare, string, che abbiamo detto essere anagrammi. Ok? Quindi sarà la nostra funzione fatta così. Ok? Ok, allora, qui metteremo la nostra ricorsione. Fatta come? Allora, andiamo a vedere la struttura che ce la sarà data direttamente all'interno dell'esercizio. Allora, abbiamo bisogno di una condizione di terminazione, poi abbiamo bisogno di un for che scorre all'interno degli indici, quindi vari caratteri che possono essere aggiunti, e poi il backtrack. Quindi ci manteniamo alla stessa struttura, cioè
Allora, qui ci manteniamo la stessa struttura, quindi avremo la nostra condizione di terminazione, che sarà un if di qualche cosa. Ok, la costruiamo vuota e poi mano a mano la introduciamo. Poi abbiamo la vera ricorsione, quindi in pratica il for che richiama la parte della funzione stessa, quindi niente, questa sarà la vera ricorsione e poi dopodiché abbiamo il backtrack. Ok? Più o meno ci siamo messi nella condizione che ci diceva il template. Allora, la condizione di terminazione. Qual è? Allora, è normale che noi stiamo costruendo una parola carattere per carattere. Ci fermeremo quando avremo un ugual numero di lettere rispetto alla parola originale. Quindi ci fermeremo quando livello sarà uguale a intera.length. Fine, quindi uguale alla lunghezza della parola originale. Ci fermiamo, vuol dire che possiamo andare ad aggiornare il set di parole e quindi il set di anagrammi. Perciò avremo anagrammi.add, anagrammi.add parziale. Giusto? Quindi parziale è la nostra parola che abbiamo completato perché siamo arrivati a un livello tale per cui il numero di caratteri è uguale a quello della lunghezza della parola originale e quindi lo aggiungiamo, quindi in automatico restituiamo anagrammi e dobbiamo fare il return come diceva la struttura originale. Ricordiamoci sempre che al termine della condizione di terminazione facciamo qualcosa e poi c'è il return. Ok? Questo termina, diciamo, la parte, questa è la condizione di terminazione, fine, non c'è più niente da dire. L'altra cosa che dobbiamo fare è, come dicevamo originariamente, dobbiamo andare a scorrere su questi indici, andare a vedere che lettera tra quelle che ho a disposizione possono essere poste in ciascuna posizione della parola originale, cioè ciascuna posizione della parola che stiamo costruendo. Quindi, a questo punto avremo un int che parte da 0 e i minore uguale no, minore di intera.length sì, i più. Ok. Qui dentro che cosa ci diceva? L'esercizio, cioè la struttura generale che cosa ci dice dentro questo ciclo? Ci deve essere una parte che genera la nuova soluzione, poi il filtro se quello che abbiamo fatto è accettabile oppure no, e poi il backtrack. Backtrack quindi era dentro il for e infatti io l'ho messo fuori, invece deve andare dentro. Sì. Quindi dobbiamo generare una soluzione, filtrarla, quindi assicurarci che stiamo facendo la cosa giusta e che possiamo procedere e poi fare il backtrack. All'interno del filtro ci sarà la chiamata ricorsiva alla funzione stessa. Ok, allora che cosa vuol dire che vogliamo generare una soluzione? Beh, vuol dire che dobbiamo aggiungere praticamente una lettera alla nostra parola che stiamo costruendo. Quindi, nel nostro caso, parziale sarà più uguale intera punto char et i. Ok? Quindi aggiungiamo alla parola parziale il carattere che stiamo leggendo nell'indice i che scorre tra le possibili lettere che sono papabili per quella posizione. Adesso domanda, sono veramente papabili? Cioè la soluzione che sto provando a generare è legittima? Sì o no? Come faccio a capire se la soluzione che sto generando è legittima? Allora, dobbiamo fondamentalmente contare
quante volte la lettera che stiamo provando ad aggiungere era originariamente presente nella parola intera. Allora, nel caso del nostro esercizio, cioè dell'esempio qui, se abbiamo introdotto una E, non la potremo aggiungere di nuovo, ok? Quindi, quando abbiamo introdotto una E e andiamo a contare quante E erano presenti nella parola intera e quante E erano presenti nella parola parziale, se il loro numero è uguale, abbiamo finito, quindi non potremo più aggiungerla. Se invece il loro numero è minore, quindi per esempio la parola era vuota, non c'era nessuna lettera, non c'era nemmeno una E, quindi vado a contare quante E c'erano, 0, quindi vuol dire che la lettera E è papabile nel mio caso. Quindi che cosa voglio dentro questo filtro? Voglio praticamente un if con una funzione che conti, quindi per esempio qualcosa che faccia conta, e a cui passo la parola parziale e la parola intera punto char at i, ok, e mi voglio fare questo conteggio, cioè avrò una funzione che, data la parola parziale e dato il carattere, mi conta quante volte questo carattere è presente nella parola parziale. Ok? Adesso, se questo conteggio è effettivamente minore o uguale al conteggio totale, quindi questo è conta, questa è la parentesi della i, questo è minore o uguale della stessa funzione conta a cui passo la parola intera e intera.char at i, ok? Se effettivamente questo conteggio è minore o uguale, allora la soluzione che ho generato è una buona soluzione e posso procedere. Vuol dire che ho ridotto il problema ad un problema più piccolo e che posso a questo punto ricorsivamente chiamare la funzione generale. E quindi che cosa avremo? Ovviamente la chiamerò con il livello più 1, quindi avremo calcola di parziale di nuovo, virgola intera, calcola parziale intera, qui avrò livello più 1 e di nuovo anagrammi. Ok? Parziale intera, livello più 1, anagrammi. Bene, a questo punto manca il backtrack. Quindi io ho provato ad aggiungerla, ho verificato che andava bene. Se va bene, chiamo in maniera ricorsiva me stessa, quindi chiamo me stessa come la funzione, cioè sto passando al problema, alla funzione un problema più piccolo che continuerà a fare la stessa cosa, a vedere carattere per carattere cosa aggiungere nella funzione. Però una volta che avrò finito questo, ovviamente mi posso anche andare a dire, beh, ma la prima lettera poteva essere una E, ma poteva essere anche una A, poteva essere anche una T, quindi tolgo la scelta che ho fatto e ne provo un'altra, e quindi faccio il backtrack, cioè parziale uguale, parziale punto substring 0, quindi la riprendo da 0 a parziale punto length meno 1. Ok, quindi abbiamo rispettato la struttura che c'era stata detta, quindi la struttura sempre dovete pensarla in questo modo. Allora, per fare la ricorsione abbiamo sempre un'interfaccia pubblica, un'interfaccia pubblica in cui definiamo l'inizializzazione, quindi diciamo che ci assicuriamo che la ricorsione parta sempre da 0. E poi la ricorsione la mettiamo dentro un metodo privato che aggiornerà di solito il quarto elemento che noi gli passiamo, dove abbiamo sempre il parziale, la soluzione parziale, la soluzione intera, il livello, e nella maggior parte dei casi ci conviene sempre passare anche una struttura che si aggiornerà internamente al metodo stesso, ok? Che sarà in questo caso il nostro set di anagrammi.
All'interno della funzione, dunque del metodo ricorsivo, abbiamo la condizione di terminazione, quindi cominciamo con questa, che siamo sicuri che quando siamo arrivati alla lunghezza totale ci dobbiamo fermare e restituire la parola, e poi abbiamo la parte iterativa, dove all'interno abbiamo la parte in cui generiamo una soluzione, il filtro per verificare che la soluzione generata sia sensata, e poi il backtrack che torna indietro. Ok? Quindi questo è diciamo, la struttura generale. Ovviamente questo si lamenta perché non abbiamo definito la funzione conta, cioè ci dice ok, stai cercando di contare qualcosa, ma questa funzione ancora non è definita. Ebbene, la introduciamo così che siamo sicuri di contare. Quindi questo è il termine della funzione ricorsiva e adesso mettiamo la funzione conta. Ok, quindi sarà private, faccia statica, int, ci restituirà un intero, conta, che cosa vogliamo che dargli? Una stringa, quindi chiamiamola stringa perché d'altro può essere sia l'intera che il parziale, e un carattere, quindi char c, ok? Quindi ci restituirà un intero. Che cosa fa questa funzione? Definiamo un conteggio, quindi tipo count. Allora, int count che originariamente è 0. Ok? E poi abbiamo for i uguale a 0, sempre int i uguale a 0. I minore della string.length ok, i più i uguale a 0, i minore stringa, la lunghezza della stringa, i più, quindi andiamo lungo praticamente l'intera stringa. Ok, dentro questo for che cosa ci mettiamo? Beh, dobbiamo semplicemente andare a contare i caratteri, quindi pratica if string.char et i è uguale al nostro c, allora, sì, vabbè, mettiamo anche le parentesi, tanto per count più. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo fatto. Questo è il for, quindi l'if. Al termine del for facciamo return count, ci restituirà l'intero. Ok? Quindi semplicemente una funzioncina, gli passiamo la stringa, gli passiamo il carattere, originariamente il conteggio è 0. E poi praticamente andiamo su ciascuno dei caratteri della stringa, andiamo a vedere se effettivamente quel carattere è presente e quante volte. Quando abbiamo finito tutto quanto la stringa, ci restituiamo il conteggio. Fine. Quindi abbiamo definito tutto quanto quello che ci serviva per la ricorsione. Ok? Allora, a questo punto questo è soluzioni, andiamo a vedere dentro il controller che cosa ci mancava. Ok, questo non c'è. Ok. Bene, quindi dovremmo aver finito tutti diciamo, i pezzi principali. Il main abbiamo messo diciamo, semplicemente la chiamata al modello, nel controllore sta gestendo tutto quanto quello che succede nella parte grafica. Ha settato il modello e in pratica legge la parola dall'area di testo e poi la passa alla ricorsione. Ok? Ricorsione che è dentro anagrammi model e che sta eseguendo, diciamo, questo ciclo. Ok, assicurarmi che ovviamente questo si lamenta un pochettino perché dice ok, abbiamo questo set di soluzioni, ma non lo sta usando nessuno. Che ci faccio? Beh, cerchiamo di farlo utilizzare a qualcuno. E cioè di, per esempio, stamparlo in una delle aree di testo che abbiamo a disposizione, che era esattamente quello che suggeriva l'esercizio, e cioè innanzitutto fammelo vedere da qualche parte. Quindi, per esempio,
come si chiamava, TXT, corretti. Andiamo a vedere. Sì, TXT correct. TXT correct. Pen text. Sì. E ci appendiamo le soluzioni che venivano fornite. E, beh, giustamente però le soluzioni, allora questo noi gli abbiamo chiesto di restituirci un set, ok? Quindi sarà più di una parola e quindi avremo bisogno, siccome appenderà parola per parola, quindi avremo bisogno anche di un for e quindi qualcosa del tipo for string anagramma che va in soluzioni, ok? Non vorrei mettere troppe parentesi, dovrebbe essere così e così. Ci siamo, quindi in pratica abbiamo una stringa, diciamo, che scorre tutte quante, tutto il set, che è il set di soluzioni, e gli chiediamo che l'area dove avevamo detto la prima area di testo contenga le varie parole, quindi saranno qualcosa tipo anagramma più xhn, così andiamo a capo e siamo tranquilli. Dovremmo vedere tutte quante le soluzioni. Ok? Ok, quindi a questo punto non mi sembra che ci siano più lamentele nel codice. Allora, qui non c'è niente, siamo a posto. Nel main siamo a posto, qui non c'è niente nemmeno. Ok, proviamo a farlo girare, vediamo che succede. Ok, innanzitutto si è aperta la nostra finestrella, mettiamo la parola it, calcolo anagrammi e qui vediamo tutti gli anagrammi. Allora allunghiamo un po' e abbiamo tutte le sei possibili, diciamo, sei possibili shuffling delle lettere e quindi sei possibili anagrammi. Mi sembra abbastanza, cioè abbiamo seguito tutti i passi proprio da manuale, pare aver funzionato. Ora, queste parole, l'esercizio chiedeva di verificare che fossero poi all'interno del dizionario, quindi fossero parole corrette oppure no, e quindi poi separarle, nel caso in cui siano anagrammi corretti e anagrammi errati. Allora, innanzitutto verifichiamo che anche questo funzioni, quindi il pulsante reset funziona. Io però vorrei vedere un caso particolare, e cioè che cosa succede se io metto due lettere esattamente identiche, calcola anagrammi, mi calcola solo lui stesso, perché ovviamente non c'è niente da vedere in particolare qui, giusto? Quindi abbiamo due lettere esattamente identiche, è una sola possibilità. Però andiamo a fare un piccolo cambiamento, cioè andiamo a vedere che cosa sarebbe successo se invece di avere il set avessi usato una lista. Ok? Così ci rendiamo conto di qual è la differenza fra i vari casi. Allora, dove dobbiamo cambiare questo per avere lista invece che set? Beh, un po' dappertutto praticamente. Allora, vediamo un po' qui, do calcola. Allora, cominciamo qui, per esempio. Invece di avere invece di avere un set, possiamo provare a introdurre una lista, quindi è esattamente identico. Qui abbiamo list, string soluzioni, this model calcola anagramma. E dove altro dobbiamo aggiornarlo? Beh, allora innanzitutto questo si lamenterà perché ovviamente qui a questo punto vuole la lista. Qua. Import list java util. Ok. E, dopodiché qui dentro mi sembra che non serva da nessun'altra parte, però giustamente le funzioni all'interno del modello devono essere cambiate. Quindi questo qui che era l'interfaccia pubblica e restituiva un set di stringhe, invece gli facciamo restituire una lista, quindi lo modifichiamo. Quindi facciamo list string calcola anagramma e string intera, anche qui lo modifichiamo e gli facciamo restituire la lista. Ok,
Vediamo che cosa succede. Ok, dove altro deve essere cambiato? Allora, vediamo un po' qua che cosa dice. Import list java.util. Ok, qui che problemi. E giustamente questo anche è sbagliato, perché list, questo è new. Possiamo mettere array list. Ok, quindi si lamenta perché giustamente vuole array list. Ok, la funzione calcola dava anagrammi, era definita come set di stringhe, quindi tac tac la togliamo. Andiamo a vedere che cosa succede se ci mettiamo list. Ok, mi sembra che abbiamo finito le lamentele. Gli unici warning che ci dà è perché abbiamo introdotto questo set che però non stiamo usando, però non dovrebbero esserci altri problemi. Quindi proviamo a vedere se va anche in questo caso. Allora, proviamo con it e a vedere che cosa succede. Allora, it sembra che non ha nessun particolare issue, quindi non c'è nessun particolare problema, che le lettere sono tutte quante diverse da di loro, cioè abbiamo tre lettere diverse, quindi list non si crea nessun particolare problema a risolvere gli anagrammi. Che cosa succede se ci mettiamo AA? Cioè, sta tirando fuori quattro parole che secondo lui sono diverse, cioè nel senso, non è che sono diverse. Ogni volta che viene costruito un anagramma, per lui è un anagramma valido, perché praticamente viene passato alla lista, la lista lo store, quindi lo immagazzina, e non c'è nessun problema di sovrapposizione, perché appunto per la lista, quando faccio add, io semplicemente lo sto aggiungendo, non c'è nessun altro controllo. Avendo utilizzato set invece che list, ogni volta che faccio add non mi devo preoccupare del fatto che ci siano sovrapposizioni, perché allora, cioè, di fatto noi il problema è una cosa di questo genere, cioè lui vede queste due lettere, mette la prima A e si domanda: posso aggiungere un'altra A? Sì, perché va bene, ce n'ho due. Poi ritorna la A di prima: posso aggiungere un'altra A? Sì, va bene. Poi fa il backtrack, va qua sotto, prende la seconda A: posso aggiungere al secondo posto una A? Sì. Di nuovo torna indietro, A, posso aggiungere un'altra A? Sì. Quindi sono tutti in teoria anagrammi validi nella sola, diciamo, cambiamento dell'ordine delle lettere, ma siccome sono tutti uguali, o introduciamo un controllo o utilizziamo set. Ok, quindi torniamo indietro al fatto di avere il set, che è molto più vantaggioso, e quindi rispegniamo, diciamo, la parte lista e mettiamo la parte set. Allora, quindi nel controller era solo lì, in anagrammi model dovremmo riaccendere la parte qua e qui e poi di nuovo anche qui. Ok, dovremmo averlo corretto un po' dappertutto. Ok, riverifichiamo che sia tutto corretto, quindi verifichiamo di essere tornato al caso originale. Sì, va bene, perfetto. Allora, in questo momento noi stiamo semplicemente chiedendo di farci stampare le parole in una delle aree di testo, però avevamo chiesto anche di, l'esercizio vi chiedeva di andare a vedere, di fare accesso in pratica a un database e di verificare se le parole che venivano create come anagrammi fossero parole di un dizionario, cioè presenti in dizionario oppure no. Allora, cerchiamo di aggiungere questa parte. Dunque, il dizionario era semplicemente, allora questo qui era quello precedente, lo chiudiamo. Il dizionario ce l'abbiamo qui, quindi facciamo partire il nostro IDSQL. E sì, va bene. Ok,
ed era questo, e sappiamo che ha il campo, diciamo la tabella parola, che contiene nomi, e quindi gli indici e i nomi, e saranno appunto queste le parole che dobbiamo andare a verificare su questa lista di nomi, se effettivamente la parola gli anagrammi che vengono prodotti sono parole del dizionario oppure no. Allora, dunque, abbiamo il nostro package controller, abbiamo il nostro package model, dobbiamo introdurre il terzo package che sarà quello che gestirà l'accesso al database, quindi il DAO. Quindi, che cosa facciamo? Semplicemente new di nuovo package, che chiameremo di nuovo it.polito.tdp.anagrammi.database. Giusto? Sì. Tipo anagrammi.dao, finish. Ok, quindi abbiamo definito questo package vuoto. A questo punto, dentro questo package, introdurremo la classe che chiameremo anagrammi.dao. Finish. Ok, allora, vogliamo, dunque, questa è la classe anagrammi DAO, sarà quella che gestirà l'accesso al database. E nell'esercizio mi veniva indicato che volevamo l'accesso tramite una funzione public boolean isCorrect string anagramma. Quindi all'interno di anagramma DAO costruiremo questo metodo. Semplicemente proprio lo copiamo e andiamo a metterlo. Allora, questo non c'entra niente, questo è il scene builder. Quindi dentro anagrammi DAO vorremo questo metodo, ok? Che adesso costruiremo. Allora, sì, si prenderà l'anagramma e quindi si dirà. Allora, anche qui per il DAO c'è tutta la parte, diciamo, standard che vi dovete ricordare, è semplicemente le solite righe che dobbiamo introdurre per poter accedere al database, e quindi string JDBC URL uguale, e poi questa è semplicemente allora doppia apice JDBC due punti, non mi ricordo mai dal formalismo, quindi my SQL due punti slash slash, poi abbiamo localhost perché comunque è il server sulla macchina. E il nome del database, che è dizionario, e dopodiché user uguale root e password, che nel mio caso è molto semplicemente una fantastica password, ok? Poi che cosa ci serve? Ci serve la stringa SQL. Ora non sappiamo cosa sia, però per il momento diciamo che sarà semplicemente così, e avremo il boolean che sarà result. Ok? Quindi lo costruiamo proprio diciamo ad alto livello, poi andremo a vedere che cosa introdurre dentro. Allora, come è fatto il DAO? C'è sempre un try. Ops. C'è sempre il try, c'è sempre un catch. Quindi tanto lo costruiamo così, ad alto livello. Il catch sarà quello dell'eccezione, quindi SQL, exception, e questo sarà semplicemente le cose standard, quindi e.print stack trace, ok, così, e poi ritorno. E ci conviene sempre ritornare falso, così siamo sicuri che non creiamo problemi. Allora, dentro il try che cosa ci va? Beh, sempre di solito la solita, diciamo, procedura standard, quindi dovremmo connetterci al database, quindi avremo connection con uguale driver manager, punto get connection, e che cosa? Gli passiamo il JDBC URL, e
E poi statement st uguale a con.prepare statement SQL e st.setString. Allora, fondamentalmente noi non sappiamo, cioè non stiamo ancora mettendo i dettagli, però ci aspettiamo di cercare una parola all'interno del dizionario. Sarà una parola alla volta, quindi in pratica avremo un solo punto interrogativo nella nostra string SQL e quindi quello a cui noi ci interesserà sarà quindi capire qual è la parola, se questa parola sarà presente oppure no. Quindi non abbiamo ancora scritto questa, ma fondamentalmente sarà una sola posizione. La possiamo già scrivere perché tanto non è niente di particolare, abbiamo visto come è fatto il dataset, quindi sarà select nome from parola where nome è uguale a punto interrogativo. Ok, ci manca semplicemente l'esecuzione della query, quindi result set res uguale st.execute query. Ok, e a questo punto l'ultima, diciamo, che cosa dobbiamo restituire, e cioè if res.next abbiamo finito, adesso vi lascio andare, però era per completare questa, quindi sarà result uguale a true e qua result uguale a false. Ok, ovviamente ogni volta che apriamo una connessione ci dobbiamo ricordare di chiuderla, quindi con connection.close e return result. Ok, dovremmo essere più o meno ok, verificare qua perché si lamenta, perché dobbiamo introdurre ovviamente questi, anche qui si lamenta perché prepare statement, allora vediamo qua, definiamo la connection, quindi dovrebbe andare bene, e JDBC URL l'abbiamo già introdotta. Ok, vediamo soltanto perché questo fa JDBC URL. Ah, ok, vediamo qua. E giustamente non l'ho creata e quindi questo deve essere una stringa. Ok. Va bene, e qua semplicemente connection, vabbè, non l'ho definita nemmeno questa. Ok. Questo qui, la stringa l'ho definita, l'SQL c'è, result set uguale a giustamente boolean result, ah no, questo è dentro, quindi connection.con prepared statement st prepared, ecco qua. Ok, no, prepare, giustamente la prepare statement, e ci manca con connection e non gli piace client ed è così. Ok, vabbè, c'è qualche problema di dettaglio qua, prepare statement SQL, qua. Driver manager, get connection. Ok, vabbè, c'è qualche problema di sintassi. MySQL JDBC. Java.sql, ok. E result set. Java.sql. Allora, facciamo così. E facciamo così e facciamo così. Ok, si erano introdotti gli import sbagliati. Ok, allora l'abbiamo scritta per intero, ve la verificate tranquillamente con calma voi, ma
ma comunque il contenuto, tutto quello che abbiamo introdotto qui è corretto, non si sta lamentando. Quello che ci manca è che giustamente questo DAO dovrà essere richiamato all'interno del modello. Ok? Vi lascio andare, poi ci sono state poche righe, comunque le vedrete, le aggiungeremo nelle soluzioni finali dell'esercizio. Va bene? Ok.